situazione oggi è una situazione di gestione ordinaria, ormai stiamo imparando a fare questo mestiere che non è il nostro. Nuovamente dobbiamo ricordare che la life support, la nave di emergency, è stata costretta ad affrontare un viaggio particolarmente lungo, peraltro in condizioni meteo avverse, quindi i 28 migranti a bordo della nave hanno dovuto affrontare giorni particolarmente difficili in condizioni di salute abbastanza precarie, sia fisiche che psicologiche. Ci sono 3 minori, 2 sono ragazze, una delle quali incinta. Sono situazioni molto dure, molto, molto difficili. Dure per le ONG, che appunto devono allungare i loro viaggi in mare e fermarsi nei salvataggi. Emergency ha salvato 28 persone, avrebbe forse potuto salvarne di più, ma la norma italiana, il governo italiano non lo consentono. Dovremo nei prossimi giorni studiare un sistema per rendere più strutturato questa accoglienza, che ormai non è più emergenza, non abbiamo riconosciuto che era emergenza quando il governo l'ha dichiarata, non lo riconosciamo nemmeno oggi che ci riguarda in maniera diretta, crediamo che vada proceduralizzato questo lavoro che dobbiamo fare.